Lo ammetto, mi sono emozionato. Questi due capitoli dedicati a Garp mi sono piaciuti tantissimo. Mi aspettavo la sua morte, che forse non è arrivata, ma sapete, non mi interessa tantissimo. Dopo un capitolo del genere non voglio teorizzare, non voglio stare a pensare a quel che sarà. Voglio soltanto godermelo. Il capitolo 1088 di One Piece è stato pieno di azioni, il ritmo è stato alto, veloce. Ho sentito l'ansia, la preoccupazione dei personaggi. Provate ad immedesimarmi fin dove possibile. Da una parte avevamo il più grande eroe della marina, un uomo che di situazioni del genere ne ha vissute a decine. Dall'altra dei giovani, dei ragazzi ai loro inizi, nuovi a certi tipi di vicende. Giovani che devono crescere, migliorare, maturare, ma che allo stesso tempo non possono permettersi errori, perché ne va della vita di altre persone. E ho amato il modo in cui Garp ha impartito la sua ultima lezione. Lo ha fatto con la fiducia, quella che ha sempre dimostrato nelle nuove generazioni. Lo ha fatto con la forza, quella con cui ha scaramentato via Kuzan, dimostrando di essere a tutt'altro livello rispetto all'ex ammiraglio. E lo ha fatto con il sorriso, che lo ha sempre contraddistinto. Durante i capitoli di Hachinosu, Garp è apparso sereno, risoluto, libero. Un po' come se avesse piena coscienza di come sarebbero andate le cose. Era ben consapevole della difficoltà di una missione nelle terre di un imperatore e sapeva che qualcuno avrebbe potuto lasciarci le penne. E immaginava anche che quel qualcuno sarebbe stato lui. Il suo obiettivo era quello di salvare Kobe e ce l'avrebbe fatta a qualsiasi costo. La missione è stata una sorta di scambio. Prendo Kobe, vi consegno me stesso. Perché a Kobe resta ancora molto tempo, le possibilità di un giovane sono infinite. Garp invece è un vecchio e il suo tempo è limitato. E Garp li salva tutti. La scena finale è bellissima, nonostante un pezzo di ghiaccio conficcato nel petto, Garp ride a crepapelle. Forse si tratta dell'ultimo atto di questo grande personaggio. Il narratore, infatti, ci lascia col dubbio. Ma probabilmente a livello narrativo Garp ha davvero dato tutto. Finalmente ha trovato quegli allievi che saranno il futuro della marina e che hanno intrapreso quel percorso che lui desiderava per Kuzan e per i suoi parenti. Saranno quei personaggi che forse un giorno rappresenteranno la marina onesta. E chissà se quel pugno di Kobe non è un messaggio di Oda. Sappiamo che tutti gli ammiragli seguono una loro giustizia. Chissà, magari quella di Kobe sarà la giustizia onesta? E parliamo proprio di Kobe. Kobe è il protagonista di One Piece su cui non sono puntate le telecamere. La sua storia inizia quando comincia quella di Luffy. I due si fanno una promessa. Uno diventerà il re dei pirati, l'altro un ammiraglio della marina. Kobe ce lo portiamo indietro dall'inizio, è apparso addirittura prima di Zoro, il primo membro della ciurma, e sta seguendo la sua avventura così come sta facendo Luffy. Ovviamente un po' indietro rispetto a Cappello di Paglia, ma il suo percorso di crescita è parallelo. Kobe non è un personaggio da sottovalutare. È stato allenato da Garp e, come ci dice anche il capitolo, ha un'ambizione straordinaria. Così come Kuzan, il suo maestro, ha trascorso centinaia di notti a prendere a pugni le navi da box. Si è allenato 200 volte più degli altri, è andato oltre i propri limiti, ha imitato quelli che erano i suoi miti e ha raggiunto un livello altissimo. Honest Impact dimostra che il suo potere è elevato e che i margini di crescita sono assurdi. In One Piece l'ambizione e la voglia di crescere fa la differenza e Kobe ne ha da vendere. Lo dice lo stesso Brand New, che eroi non si nasce, ma si diventa con l'allenamento, con la perseveranza, con la voglia di arrivare. Kobe sarà il nuovo Garp, ed è bello che Garp stesso, una leggenda della marina, ne sia consapevole. Mi è piaciuto anche il fatto che alla fine del capitolo Garp abbia dato fiducia a tutti gli allievi. Quella frase, se la porteranno dietro, sarà motivo di maturazione, di crescita, di spinta negli eventi futuri. Quest'impronta del maestro resterà ben salda nelle loro menti e nelle loro azioni. Concentriamoci poi su Kuzan. Nell'ultima pagina appare scuro in volto. Secondo molti sarebbe un indizio su quella che è la sua reale volontà. Qualcuno presuppone che Kuzan non sia altro che un piton, ovvero un infiltrato nelle fila di Barbanera per conto di qualcun altro. Si pensa che l'uccisione di Garp sia come la morte di Silente, ovvero serva a garantire a Kuzan la fiducia al 100% di Teach. Personalmente non sono d'accordo. Per me in questo momento l'ex ammiraglio è completamente dalla parte di Barbanera. Ha sposato la sua causa, ha fatto una scelta. Questo non vuol dire che in futuro non possa tornare indietro sui propri passi, ma al momento non credo che ci sia altro. Sì, ma Kuzan è un personaggio positivo. Ragazzi, non bisogna analizzare le questioni pensando che ci sia un bianco o un nero. Esiste anche il grigio. Il fatto che Kuzan sia passato dalla parte di Barbanera non implica che sia contento di uccidere il suo ex maestro. Non implica che sia diventato un assassino spietato di sangue. Kuzan lo dice anche a Smoker. Io sono sempre lo stesso. Ed è così.
Nel mondo di One Piece, essere un pirata non vuol dire essere cattivo, così come essere un marino non vuol dire essere un buono. Ogni personaggio, qualsiasi sia il suo schieramento, segue la propria morale, la propria etica. Kuzan, da marine, come Okiji, è stato accanto a personaggi sanguinari. Ha lavorato a stretto contatto con gente come Akainu, che non è meglio di Barbanera. In più, i personaggi si evolvono. Kuzan, al momento, è disilluso. Il suo atteggiamento è cambiato già ai tempi di Ohara. Inizialmente seguiva la giustizia in modo ardente, ma poi dopo quello che è accaduto all'isola di Nico Robin ha iniziato ad essere meno motivato, più pigro. Ha avuto un percorso che lo ha portato da essere simile a Garp fino a schierarsi dalla parte di Barbanera. Ci sta, è coerente. Ciò però non vuol dire che Kuzan non sia un personaggio con dei dissidi interiori, non sia un personaggio che agisce in qualità di quello che sia il suo attuale dovere, ovvero di decimo comandante della ciurma di Barbanera, ma che allo stesso tempo provi dolore nel fare del male al suo ex maestro. Ciò è realistico perché gli esseri umani compiono a volte delle azioni brutte e soffrono per tali azioni. Lo fanno perché si trovano con le spalle al muro, perché pensano che sia la cosa giusta da fare in quel momento. Kuzan si tratta sicuramente di un personaggio che ha ancora una storia lunga all'interno del manga, che ci può regalare ancora molte sorprese, non vedo l'ora di vederle. E ritornando alla questione Piton Silente, secondo me ci sono più motivi per cui questa situazione è ben differente da quella di Harry Potter. Piton lavorava per Silente, Kuzan per chi lavora, per Garp. Garp, lo sappiamo, è un personaggio libero, non è uno che crea questi piani chissà quanto articolati. In più Piton agiva per un motivo specifico. Il suo amore per Lily, la madre di Harry. L'amore era ciò che lo muoveva, lo spingeva. E Kuzan da cosa sarebbe mosso? Perché dovrebbe semplicemente aiutare la marina che lo ha fatto fuori? Quella marina che lo ha reso disilluso e che in un certo senso lo ha anche tradito. Inoltre, questo scontro tra Kuzan e Garp perderebbe tutta la propria potenza narrativa se fosse falso, se Aokiji Kuzan avesse agito in modo del tutto finto. Vi prego, teniamoci questo Kuzan combattuto psicologicamente, funziona alla grande. E per concludere, torniamo alla morte di Garp. Io ne ero convinto, la morte di Garp sarebbe stato il giusto shock per la maturazione finale di Kobe. E narrativamente parlando, tutte le vicende di Hachinosu, ma ancora di più quelle del capitolo 1088, portano proprio verso la dipartita del viceammiraglio. Pensate al titolo, l'ultima lezione, l'ultimo insegnamento di un maestro ai suoi allievi. Pensate ai vari flashback che vanno ancora di più a consolidare il rapporto tra Kobe e Garp e il passaggio di testimone che c'è stato tra Garp e Kobe e che ci sarà ulteriormente in futuro. E invece Oda ha deciso di restare ambiguo, di non darci certezze. E va bene così. Se fosse davvero morto, questo capitolo non mi dispiacerebbe come ultimo atto del personaggio. Credo ci sia stato mostrato ciò a cui Garp tiene di più, ovvero il futuro, le prossime generazioni. In più il fatto che sia morto, non sorridendo, ma sbellicandosi dalle risate, mi piace tantissimo. E aggiungo, per giudicare la morte e non morte di Garp, non fossilizziamoci su ciò che viene raccontato dal narratore. Si parla di quello che verrà riportato dai giornali e sappiamo che in One Piece i giornali non sempre dicono la verità. Inoltre i giornali scrivono, riportano quello che i personaggi all'interno del mondo di One Piece conoscono e i Marine effettivamente non sanno il destino di Garp, sanno soltanto che è rimasto indietro sull'isola. Loro non possono sapere quello che è accaduto dopo. Garp infilzato da Kuzan è qualcosa che conosciamo noi lettori in quanto spettatori privilegiati delle vicende. Nonostante tutto però ovviamente resteremo col dubbio. Anche perché, c'è da dirlo, in un manga come One Piece, avere la certezza della morte di un personaggio è praticamente impossibile. Spero soltanto che Oda abbia già deciso cosa farne del personaggio e che la sua morte, non morte, sia un dubbio soltanto per noi lettori. Non apprezzerei se avesse scelto di lasciare tutto in sospeso per riservarsi la possibilità di riutilizzare il personaggio in futuro quando più ne ha bisogno. Però noi questo non lo sappiamo e va bene così. Ciao ragazzi, nonostante faccia un caldo della Madonna, sono riuscito ad arrivare fino alla fine di questo video. Vi prego, mettete un mi piace, iscrivetevi, solo per la sofferenza, sto sudando tantissimo. Mamma mia, l'estate, che potevo riniziare a settembre a fare video, Dio santo. E aggiungo, porca puttana, aggiungo sto cazzo.